È davvero così facile investire nell'immobiliare a Dubai? Non sono proprio d'accordo, tantomeno adesso che c'è una grandissima confusione. Allora, innanzitutto vi faccio vedere due messaggi di potenziali clienti che mi hanno scritto. Buongiorno, mi trovo attualmente a Dubai con mio marito e vogliamo investire nell'immobiliare. Abbiamo già avuto a che fare con dei broker del posto, ma ci siamo resi conto che sono tutti degli squali e a noi non va bene. Per caso sono arrivato sul vostro sito e ci interesserebbe avere un incontro con lei. È possibile incontrarci oggi? Abbiamo il nostro aereo domani, ma abbiamo intenzione di ritornare. Mi faccia sapere, cordiali saluti. Ciao Alessandro, ho visto parecchi video tuoi. Ho notato che parli sempre dicendo che non si pagano commissioni all'agenzia. Siccome sono molto interessato ad acquistare una casa a Dubai, non grande ma che sia carina, ho chiesto varie informazioni e due agenzie che non faccio nome per sicuratezza chiedono una percentuale. Vorrei capire dove sta la verità. Potresti consigliarmi e capire se è fattibile acquistare oppure no? Grazie mille. Ciao, allora se acquisti una casa esistente usata dal mercato secondario, secondary market, si paga una commissione, generalmente il 2%. Se acquisti direttamente nuovo da costruttore in costruzione, zero commissioni. Se ti assiste un'agenzia, sempre zero commissioni. Questa è la prassi. Risposta. Allora mi volevano fregare perché volevano il 5-6% di commissioni sul nuovo, su case di circa 170.000 euro. Questi sono italiani, che chiedono queste cifre qua, solo gli italiani fanno. Vabbè, meglio così che, non mi, so, che mi sono fermato alle prime indicazioni. Gentilmente, come funziona? Bla 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 bla. Quindi è vero che il mercato sta tirando tantissimo, ci sono più di 15.000 real estate registrate a Dubai, più di 50.000 agenti o brokers legalmente registrati qui a Dubai, io direi almeno 50.000 e forse anche molti di più non registrati, quindi che operano in maniera illegale o comunque in un'area grigia. Quindi immaginate voi, più con tutte queste pubblicità sui social media, sia di progetti nuovi, che ce ne sono tanti, sia comunque di progetti vecchi con prezzi anche fasulli, solo per attirare i leads, voi capite quanta confusione c'è e come è facile che un cliente anche ben intenzionato venga qui e poi si perda. In aggiunta a tutto questo casino, naturalmente non potevano mancare gli influencer. Ne sono arrivati e passati parecchi per Dubai, che naturalmente si sono messi a fare video sull'immobiliare. Video tutti bellissimi, perché questo è il loro lavoro, fare video, quindi video molto belli, dove però vengono sempre, non dico spesso, dico sempre, rilasciate informazioni a metà oppure così così, ok? Quindi con degli errori. E quindi, siccome questi influencer hanno molto seguito, dopo comunque anche qui clienti, potenziali clienti, persone interessate, cadono, diciamo, in errore, vengono confuse. Ecco, quindi questa è la situazione. Mi raccomando, contattatemi sempre dal mio sito internet, Alessandro Ventura, Dubai, www.dubaiassetstrategy.com.